Dunque, se non si gioca anche di sport c'è poco da dire, se non che cosa potrebbe accadere. Allora, dalle pagine nazionali della Nazione, la Serie A vuole una nuova estate, europei rinvio con il nodo costi. Qual è l'ipotesi verso la quale si sta lavorando, almeno quella che viene proposta? Prendersi l'estate per chiudere il conto con i campionati, lo leggiamo in questa colonna della Nazione. Dicevamo, prendersi l'estate per chiudere il conto con i campionati, Champions, Europa League, d'altra parte con l'europeo non si mangia, inteso come sostentamento dei club, insomma l'europeo spostato al 2021 e invece in estate si chiudono i campionati. In particolare, da un calcolo attendibile per le 12 giornate che restano da disputare di campionato, ci potrebbe essere un mancato incasso di 600 milioni di euro, circa 500 milioni derivanti dai diritti TV, 100 da parte di ticket stadio e 50 milioni provenienti da altre varie categorie, merchandising per esempio. Dunque l'ipotesi che piace di più ai club è proprio quella di poter concludere il campionato e semmai far slittare al prossimo anno gli europei. A Perugia, Grifo, Falcinelli tra emergenza e ripartenza da casa, bisogna essere responsabili, la salute va prima di tutto. E poi Oddo e Materazzi alla Quarantena League, l'iniziativa, i medici della Serie B dice sospendiamo tutto. E poi Sir Perugia parla Lanza, lo schiacciatore, non vedo la mia famiglia da tanto tempo, la situazione nella zona di Verona è a uno stadio più avanzato. Il Foligno fa i compiti a casa con lavoro specifico per i calciatori, la Ternana, nuova donazione della società all'ospedale, a Bastia allenamento a distanza. Insomma, ognuno si attrezza un po' come può. Questa era la Nazione, il Messaggero, le sue pagine di sport. Grifo, Falcio, Cosmi come un padre. L'attaccante dice mi mancano gol e rendimento, la B è dura, il ritiro ha eliminato gli egoismi. Possiamo ripartire bene, allenarci, pronti a riprendere, se così però vorranno i club. E poi Nofri, il mio ristorante è fermo, ma penso al Perugia che di certo si realizzerà. Si rialzerà, scusate. Ternana, il record di presenze rimane di Gabriele Ratti. Questa era l'unica pagina sportiva oggi del Messaggero. Chiudiamo con il Corriere dell'Umbria e le sue pagine sportive. Un momento, qualche problema nell'applicazione, lo risolviamo velocemente. Anche qui chiaramente vedrete che lo sport è profondamente sacrificato chiaramente all'attualità. Grifo, Diego a cuore aperto, ora pensiamo alla salute, gli allenamenti onestamente da casa è un po' dura. E poi Fere, donazione all'ospedale dopo i 30.000 euro del presidente, anche 6.500 euro dei giocatori. Per il rugby di Serie C alla ripresa è super derby tra Foligno e Perugia. E poi chiaramente le dichiarazioni sul campionato in generale, il presidente della FIGC Gravina, stiamo navigando a vista in un clima di nebbia assoluta, impossibile ripartire il 3 aprile, forse a maggio, e rinvia il Consiglio federale. Bene, questa era l'ultima notizia anche per lo sport. Il meteo, c'è poco da dire anche per il meteo, basta vedere la cartina, oggi è una giornata di sole, c'è alta pressione. Dunque, se non ci fosse stato il coronavirus, ci saremmo goduti questa primavera di marzo. C'è il coronavirus, dunque restate a casa. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona giornata.